Io non sono mai stato iscritto neanche ai Boy Scout. Mai avrei pensato di fare il leader di un movimento politico. Eppure è successo, non so come mai, ma io devo dirvi la verità. Io scherzavo. Non volevi venire? No, non vengo. No, non mi piace, ma uscirai di qua che mi abbraccerai. C'era Rai 1, non c'era altro, c'era Rai 1. Io mi ricordo quando misero il secondo canale, ma ve lo giuro, mio padre era seduto sulla poltrona, disse: due canali, che confusione. Quando mi dicevano: lei non deve dire questo, uscivo, ma ha detto di non dirlo questa cosa della P2, vi faccio un pezzo sulla P2. No! Io non mi monterò mai la testa perché ho una famiglia, mi trattano come delle... Ma sono lì, mi passi l'olio. E uno vale uno, prenditelo. Non ti appisolare adesso, ti prego. Non ti appisolare. Io che ho mandato a fanculo mezza Europa, ho bisogno che voi insieme a me mi mandiate a fanculo. Vaffanculo! Italiani! Scusate. Si sa, no? Che per conquistare una donna bisogna anche saperla far ridere, eh? E per quanto mi riguarda è proprio una dote fondamentale. Allora ho pensato di stilare per voi una personalissima classifica degli uomini di Hollywood che più mi fanno ridere, gli attori comici internazionali in assoluto più divertenti per me. Allora, alla posizione numero 15 metto l'inglese e politicamente scorretto Sacha Baron Cohen, che con i suoi personaggi provocatori o lo ami o lo odi, e io decisamente lo amo. Alla posizione numero 14 c'è l'indimenticabile star di Una pallottola spuntata e L'aereo più pazzo del mondo, Leslie Nielsen. Saliamo e al numero 13 vi piazzo il newyorkese Billy Crystal, che, partito come molti dal Saturday Night Live, ha avuto una brillantissima carriera in film come Harry di Presento Sally, Scappo dalla città, Harry a pezzi e tanti tanti altri. Poi al numero 12 c'è un attore di nuova generazione, Zach Galifianakis. Mi piace, portato la ribalta dalla saga di Una notte da leoni. Alla posizione numero 11 metto un mito della commedia americana che non ha bisogno di presentazioni, Ben Stiller. Al numero 10 un altro attore che ha dimostrato grandi capacità sia comiche che drammatiche e che quando vuole farci ridere non sbaglia un colpo, Steve Carell. Posizione numero 9, dai Ghostbusters a Ricomincio da capo, lui è il re del sarcasmo, non potevo non mettere il mitico Bill Murray. Saliamo e al numero 8 c'è un indiscusso re della comicità, attore, regista e sceneggiatore. Il suo primo film, Che fai Ruby, del 66, e da lì non si è più fermato, Woody Allen. Alla posizione 7 un attore della comicità surreale che amo moltissimo, Steve Martin. Oltre ai più famosi Il padre della sposa e Un biglietto in due, solo per fare degli esempi, vi consiglio caldamente alcuni suoi vecchi film, come Lo straccione e Anime gemelle. Alla posizione numero 6, il più istrionico, forse degli attori comici, il compianto Robin Williams, una bomba di energia che ci ha regalato davvero tantissime interpretazioni indimenticabili, che sono talmente tanti che non ve le so neanche dire. Al quinto posto cito un altro fuori classe della comicità, l'unico e inimitabile Jim Carrey, anche lui protagonista di tantissimi film di successo. Da sempre l'idea un po' di essere fuori di testa il nostro Jim, è un po' pazzeriello. E a tal proposito vi consiglio di dare un'occhiata al suo sito ufficiale, jimcarrey.com, ed entrare nel meraviglioso mondo di questo inesauribile attore, davvero divertente. Siamo quasi sul podio e non potevo non citare in questa classifica un attore strepitoso che purtroppo ci ha lasciato da poco. Se vi dico la frase "si può fare", capirete sicuramente che sto parlando di Gene Wilder, attore dalle mille sfumature, dalla comicità sottile e intelligente, protagonista di tantissimi film cult, da Frankenstein Junior alla Fabbrica di cioccolato e tanti tanti altri. E finalmente saliamo sul podio e lui è davvero, davvero scemo, ragazzi. Mi fa ridere come pochi, è demenziale, ma talmente tanto che mi affascina. E per questo piazzo al terzo posto Will Ferrell. E sì, il meraviglioso mugato di Zoolander, protagonista di tanti film, ma proprio spassosi, come The Anchorman, Blades of Glory, Fratellastri a 40 anni e tanti altri. Insomma, un mito. Al secondo posto, un'icona vera della comicità. Direttamente dalla Gran Bretagna, un attore che viene ricordato anche per la grande abilità nei travestimenti e nelle imitazioni, ma che fu un interprete di grandissimo spessore non solo in ruoli comici, ma anche in quelli drammatici.
Lui è Sir Richard Henry Sellers, ovvero il grandissimo Peter Sellers. Tra i suoi film vi ricordo Hollywood Party, La Pantera Rosa, Il Dottor Stranamore, Invito a cena con delitto, solo alcuni fra i tanti. E infine, in cima alla mia classifica, c'è il genio incontestabile della comicità, un mito che il tempo non può scalfire. Attore, sceneggiatore, regista, produttore e compositore britannico inarrivabile. Lui è Sir Charles Spencer Chaplin. Charlie Chaplin. Questa è la mia classifica. Ho fatto una fatica boia perché ho dovuto escludere tanti comici che mi piacciono parecchio. Quindi aspetto di sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno, cosa aggiungereste, eccetera, eccetera. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao da Valeria.